alle 5 patata frittata, ma soprattutto storia. Bravi! Nella scorsa puntata vi abbiamo mostrato la strada percorsa con Cinzia e Pietro. Ora loro sono rientrati a Novara e noi, dopo essere stati alla vita in diretta e ai soliti ignoti, continuiamo la nostra avventura. Siamo in navigazione, siamo davanti a San Benedetto del Tronto. Continuiamo la rotta verso sud. Oggi il tempo è incerto e o ci fermiamo qui oppure andiamo fino a Giulianova. Per il resto tutto a posto, siamo a motore perché è zero vento. Un saluto a tutti quanti. Forza, tira, tira, cazza, cazzo, che faccio, cazzo? Cazzi fantocci, cazzi! Ragazzi, noi ci abbiamo provato, però purtroppo, eccolo qua, il vento è quello che è. Anche Deborah si lamenta. Guardate là che bello, sembra la coda. Avverse, compriamo il carrello della nonna, l'arma più micidiale. A Giulianova dobbiamo portare Vicky dal veterinario a causa di una grave febbre. Buona navigazione. Ciao, grazie, Franco. Ciao Franco, grazie di tutto. A creer lo que cuento. Es una historia muy tensa, muy lenta. Escúchame hoy, no me juzgues ni ríes. Solo ves lo que crees. Corre el agua bajando montañas. Corre la sangre, corazón que bombea. Y mis lágrimas. Dopo una bella veleggiata arriviamo con vento e mare sostenuto. La capitaneria ci ospita per 3 giorni e tutte le mattine passa per chiedere come stiamo. Ne approfittiamo per ringraziarvi, ragazzi. Valerio intanto riceve una bellissima sorpresa. Il tempo non sarà buono per qualche giorno e così decidiamo di approfittarlo. Ortona è una cittadina veramente bella. Si sviluppa su un promontorio a ridosso del mare, infatti per salire si devono percorrere dei sentieri molto ripidi. Piccoli! Andiamo! Visitiamo il castello aragonese, il tramonto, e a quest'ora si dipinge di rosa e di oro. Da lì godiamo di una vista mozzafiato sul porto e sulla Maiella innevata. Qui conosciamo Olimpia e Roberta, che ci raccontano un po' di questa splendida cittadina. Il nostro giro continua nel centro storico con i suoi vicoli e la cattedrale di San Tommaso distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale per poi essere ricostruita. Sing about the waves and I sing about the sea, 'cause they've always been good to me, and
I'm just gonna slip into the sun, go back to where I was grown. I'm on my way home, I'm on my way home. Il giorno dopo finalmente riusciamo ad iscriverci alla Lega Navale grazie a Cristiana, che è stata veramente gentile. Cena veloce che domani si riparte. Valerio si è chiuso in se stesso. Il Mediterraneo in inverno è così, o non c'è vento o ce n'è troppo. Così ripariamo a Montenero di Bisaccia al Marina Sveva, un marina 5 stelle con un lusso al quale proprio non siamo abituati. Arriviamo a Vieste di sera. La cittadina sembra un presepe e la Lega ci accoglie con il solito calore. Vieste è troppo bella e confessiamo che è davvero la prima volta che ci sentiamo al mare. Prima tappa Pizzo Munno. Il posto è stupendo e noi ci leviamo subito le scarpe per godere della sabbia calda. Si potrebbero passare giornate intere a perdersi nei vicoli di questa perla del Mediterraneo, dove il bianco delle case dà spazio in qualche scorcio al blu del mare. Ci spiace non aver potuto visitare le catacombe e la foresta umbra, ma con poco tempo e senza macchina questo è quanto. Conosciamo però Gianni del Fisherman Vieste, che ci dedica un pomeriggio intero a cercare di spiegarci come provare a pescare. Quello è in mezzo al mare. A Trani, sempre ospiti Lega Navale, ci fermiamo solo una notte, ma il porto è in pieno centro storico, così non resistiamo. La mattina sveglia presto e breve giro in centro.
visitiamo la villa comunale e passeggiando per il porto arriviamo fino alla cattedrale romanica. La banchina è piena di pescatori e di prodotti tipici, quindi ne approfittiamo. Prendiamo qualcosa, ma poi dobbiamo proprio andare perché a Bari ci aspettano. Another madman, been stuck again. Raining fire across the ocean. Another madman, been stuck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave, long time ago. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles. Su invito dell'amico Giulio Papa siamo arrivati al Circolo Barion a Bari. Il posto è bellissimo, siamo ancora fermi in quanto stiamo facendo alcuni lavori alla barca. Il prossimo video sarà dedicato a questa bellissima città e alle sue splendide persone. Ciao! Questo è il video. Dai, buon vento. Buon vento. Allora. Buon vento a Gentilini e a tutto il suo equipaggio. Grazie, grazie. Bravi, 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 bravi.